Rieccoci assieme, bentrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale che oggi dobbiamo aprire purtroppo con una tragedia che si è consumata nella vicina provincia di Pordenone e che ha visto purtroppo vittima coinvolto un 63enne di Gruaro, un uomo che stava rientrando a casa in sella alla bicicletta così come faceva tutti i giorni dopo aver lavorato in quell'autodemolizione nella vicina Sesto Arreghena, mentre stava rincasando. Un pirata della strada lo ha travolto facendolo volare poi nel fossato attiguo ed è scappato via. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per il 63enne di Gruaro non c'è stato niente da fare. Andiamo a vederci le immagini della tragica vicenda accaduta ieri sera a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un 63enne di Gruaro, Andrea Stefanuto, è morto per le gravissime fratture riportate in seguito a un investimento avvenuto ieri sera a Ramuscello di Sesto Arreghena. L'uomo era in sella, la propria bicicletta stava percorrendo la regionale 463 quando non molto lontano dal caseificio Venchiaredo è stato centrato in pieno da un veicolo, si pensa ad un'auto che procedeva nello stesso senso di marcia. Il conducente però non si è fermato a prestare soccorso all'operaio. Un volo di qualche metro che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i tentativi di rianimarlo, purtroppo l'uomo è deceduto. Un pomeriggio di sangue lungo una delle arterie più trafficate e pericolose tra la destra Tagliamento e il Veneto Orientale. Erano le 18:30 quando Stefanuto, che stava rientrando a casa dal lavoro, stava percorrendo la strada regionale in sella alla bicicletta. Con sé, sul cestino posteriore, la borsa. La bici, almeno per quanto riguarda la parte posteriore, era provvista di illuminazione. L'uomo stava pedalando in direzione Cordovado quando all'improvviso, dopo aver superato il caseificio Venchiaredo, è stato tamponato da un veicolo. Il conducente, invece di fermarsi, avrebbe soltanto rallentato per poi ripartire a forte velocità. Sul posto, per gli accertamenti, i carabinieri delle stazioni di San Vito al Tagliamento di Cordovado, che ora hanno dato la caccia al pirata della strada. Tuttavia, le ricerche ieri sera avevano portato a un nulla di fatto. Ai fini delle indagini sono utili le immagini invece di alcuni impianti di videosorveglianza della zona che sono stati fondamentali proprio per vedere che cosa è accaduto. Sono stati chiamati passanti che subito hanno allertato il 112 e immediato l'arrivo anche dell'ambulanza dall'ospedale di San Vito. Il personale medico ha provato in tutti i modi a rianimare il 63enne che però non dava segni di vita. In supporto ai sanitari che si sono prodigati ad effettuare il massaggio cardiaco all'operaio di Gruaro anche un defibrillatore, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, ma il cuore del ciclista non ha mai ripreso a battere. Il magistrato di turno ha concesso la rimozione della salma che, trasferita in obitorio nell'ospedale San Vitese, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Andrea Stefanuto risiedeva in via Boldara, nell'omonima frazione di Gruaro. Da anni lavorava in un'azienda di autodemolizioni a Sesto Arreghena, nel Pordenonese. Sgomento ieri sera al Bar Rossi di Gruaro, dove gli amici lo stavano come al solito attendendo. Preoccupati, lo avevano anche cercato nella sua abitazione prima di apprendere la tragica notizia. Andrea Stefanuto lascia un fratello, Rosano, che vive nella casa attigua di via Boldara. Il sindaco Gasparotto lo ricorda come una persona solitaria, ma molto buona e lavoratrice. A Jesolo arrivano le barriere antiterrorismo all'altezza di due ingressi principali delle feste, ma anche tutti i varchi laterali. Cresce l'attesa per la seconda edizione della Jesolo Christmas Village, il mercatino di Natale in programma da sabato fino al 7 gennaio lungo via Trentina tra piazza Mazzini e piazza Aurora. A salire anche l'attenzione per la sicurezza, soprattutto in considerazione delle decine di migliaia di presenze previste nella giornata di festa, ben 200.000 le presenze registrate lo scorso anno. Per questo negli ultimi giorni i dirigenti del comune con le forze dell'ordine hanno fatto un sopralluogo nell'area del villaggio e hanno concordato la decisione di installare dei New Jersey in cemento nei due ingressi e altre barriere nelle due strade laterali, in questo caso per garantire un sensibile rallentamento dei mezzi in transito. Il comune inoltre sta predisponendo anche una nuova ordinanza che verrà pubblicata entro il prossimo fine settimana e che sancirà il divieto di bere da bottiglie di vetro nell'area compresa tra piazza Marconi e il mercatino. Da ricordare inoltre anche l'allestimento delle casette che è avvenuto con largo anticipo proprio per predisporre questo nuovo piano di sicurezza, come ha specificato nei giorni scorsi l'assessore al commercio Alessandro Perazzolo. E ora parliamo invece di Lupin, lo hanno definito così le forze dell'ordine, gli investigatori che da tempo gli davano la caccia dopo averlo comunque più volte già arrestato. Si tratta di un albanese, ne abbiamo parlato già in altre circostanze, che avrebbe messo a segno colpi anche nel Veneto orientale, tra Ceggia, Concordia Sagittaria, nella vicina provincia di Treviso, piuttosto che in provincia di Pordenone. Ebbene,
I carabinieri sono riusciti a identificarlo, ad arrestarlo e ora hanno scoperto anche il suo covo. Pensate, in una ex scuola di San Vendemiano, nel Trevigiano, e lì hanno trovato diversi oggetti. E chi li riconoscesse può chiamare subito il 112 per segnalare appunto e quindi poter riavere il maltolto. Ma vediamoci il servizio. I carabinieri di Sacile, dopo una meticolosa e brillante indagine, sono riusciti a individuare il rifugio di Edward Trusci, il Lupin del Nord-Est, l'albanese con il fratello gemello, anche lui ladro, che ha messo a segno centinaia di colpi in tutto il nord dell'Italia, in particolare tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Oro e beni rubati sono stati trovati in una scuola abbandonata nel comune di San Vendemiano, in provincia di Treviso, ed era qui che l'albanese dormiva e mangiava in una stanza. Poco arredo per lui, un tavolino, un vecchio divano, in un'area che si estende su 3.500 metri quadri, una zona davvero vasta. Lì l'albanese posteggiava le automobili rubate, con le quali poi metteva a segno i raid, percorrendo in una notte diverse centinaia di chilometri, da una provincia all'altra del nord-est. Durante un sopralluogo, gli uomini del maggiore Michele Grigoletto hanno trovato uno zaino con dentro un trapano a batteria, strumento con cui venivano fatti i fori negli infissi delle case poi svaligiate, un filo di ferro sagomato da infilare nei buchi di porte e finestre per poi aprirle senza fare un rumore e quindi svegliare le famiglie finite nel mirino del malvivente. Nel rifugio di San Vendemiano è stata ritrovata parecchia refurtiva, bracciali, braccialetti, anelli, fedi nuziali, orecchini e altri beni. Chi li riconosce può chiamare il 112. In questo modo sarà possibile riavere il maltolto. Ancora cronaca, andiamo ad Eraclea. Presi con 8 kg di marijuana, tanto era lo stupefacente che due pluripregiudicati di origine albanese residenti a Eraclea e Musile, rispettivamente GH, 42 anni, e SH, di 21, avevano nella loro autovettura. A scoprirlo i carabinieri di Eraclea con i colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Donà, grazie ad un'operazione che è stata messa a segno ancora l'altra sera. Durante il servizio di controllo, infatti, hanno intercettato una Volkswagen di colore grigio lungo le vie di Eraclea. A sospettire i carabinieri era il fatto che l'auto era stata segnalata nei giorni scorsi da alcuni cittadini che l'avevano vista girarsi nei luoghi in cui erano stati commessi dei furti nelle abitazioni. Seguiti quindi a distanza, una volta ottenuto il supporto del radiomobile, l'auto è stata fermata lungo via Piave mentre si stava per dirigere verso San Donà. Dal controllo è emerso il reale motivo della presenza di questi due uomini, entrambi pluripregiudicati nel territorio. A bordo, sul sedile posteriore, all'interno di una trolley, c'erano infatti 8 kg di marijuana confezionati in vari pacchetti. A quel punto è scattata la perquisizione anche nelle abitazioni, che ha permesso di rinvenire altri 32 grammi dello stesso stupefacente, ma anche 20 grammi di cocaina e due bilancini di precisione. Ora andiamo a Meduna di Livenza, dove è andato anche il nostro Luca Curtarelli, è andato a incontrare una voce storica, un giornalista doc, un giornalista sportivo tra l'altro che arriva dal nord-est, ovvero dal Friuli Venezia Giulia, Bruno Pizzul. Ha parlato del calcio dopo appunto il deludente risultato della nostra nazionale e ha ribadito che va sicuramente ristrutturato. Ma sentiamo le stesse parole di Bruno Pizzul al microfono di Luca Curtarelli. Ci troviamo qui all'editorium di Meduna di Livenza, con noi cosa dire? Una voce, Bruno Pizzul. Allora, una carriera a 40 anni alla RAI, hai fatto telecronache di tantissime partite. Prima però hai parlato di un rimpianto, il fatto di non aver potuto dire campioni del mondo. Ecco. Oggi come oggi, poi con quello che è successo, diciamo, c'è da che dire. Eh sì, effettivamente è un momento di alta negatività, no? Per il nostro calcio. È un risultato che deve probabilmente consentirci di ristrutturare l'intero calcio italiano, tenendo presente che forse stiamo sbagliando il modo in cui vengono gestiti soprattutto i settori giovanili. È chiaro che, sai, non andare ai mondiali per un paese con la storia calcistica dell'Italia è un evento straordinario. In passato soltanto altre due volte non avevamo andato ai mondiali, non nel 30 perché non avevamo i soldi per andare fino in Uruguay e poi 60 anni fa perché estromessi dall'Irlanda del Nord, anche quella una partita che creò tantissimi problemi e via dicendo.
Adesso bisogna avere l'accortezza anche di non drammatizzare all'eccesso quello che è capitato e vedere di portare avanti una rinascita di questo nostro calcio che ci fa qualche volta arrabbiare ma al quale continuiamo a essere affezionati. Sei tornato in Friuli, dicevi prima, nella tua terra. Quanto ti manca però lo stadio visto da telecronista? No, direi di no, anche perché sì, io l'ho fatto sempre molto volentieri, ma credo di avere esaurito il mio compito largo ai giovani. E poi, sai, il peso degli anni comincia a farsi sentire, quindi è bene vivere il calcio un pochino più tranquillamente. Adesso lo fai da spettatore, Adesso lo faccio da spettatore, anche se mi capita abbastanza frequentemente di andare in qualche stadio. E ora parliamo invece di una triste storia che arriva da Oderzo. Ha nascosto la sua malattia fino a quando ha potuto, di certo non riusciva a nascondere il suo grande sogno, tornare a fare il camionista. La vita lo ha portato altrove e in questo ultimo periodo era stato costretto a lavorare come operaio, sempre però con l'obiettivo di tornare a fare quello che più gli piaceva e quindi guidare il camion. Un male incurabile, in 10 mesi invece se l'è portato via. Mirko Boscariol non aveva detto una parola nemmeno ai parenti più stretti. Solo 4 mesi fa, flaccato dal male, ha ceduto rivelando che gli restava poco da vivere ai suoi parenti più vicini, soprattutto a quella figlia che voleva proteggere dal dolore, ma non ha mai mollato, ha continuato a presentare curriculum nella speranza di un domani migliore. Dopo 10 mesi esatti da quando gli era stato diagnosticato un tumore lo scorso gennaio, il 56enne di Oderzo si è spento all'ospedale di Treviso, in Duomo, a Oderzo. Sono previsti i funerali proprio in questo mercoledì alle 15. Dopo la cerimonia la salma verrà tumulata nel cimitero di Oderzo. E ora andiamo a Portogruaro perché dopo appunto la festa di Sant'Andrea ci sono stati un po', appunto si è tenuto un po' l'assunto. Ebbene, tra le grandi novità di quest'anno, sicuramente la sicurezza che è stata resa disponibile grazie anche ai lagunari, proprio così all'ALTA, l'associazione lagunari delle truppe anfibie, che ha deciso di intervenire proprio durante la festa con la vigilanza. Aldo Curtarelli è andato a sentire i componenti dell'ALTA come Giorgio Bergamo e Azzariti, che è il presidente stesso. Sentiamoci allora il servizio. Siamo con il presidente dell'associazione dei lagunari di Portogruaro e Giorgio Bergamo, un consigliere. Senta Giorgio, come mai oggi qui in piazza voi come lagunari? Allora, noi siamo qui in piazza oggi come lagunari perché nell'evento del nostro pranzo di fine anno ci è stato anche chiesto da parte dell'amministrazione di essere presenti con una specie di servizio di vigilanza durante la festa di Sant'Andrea. Abbiamo accettato, abbiamo fatto tutto quello che serviva per essere efficienti ed essere coordinati per quello che è la sicurezza e osservare, non interventi di cose del genere, ma dare una prestazione, un servizio alla amministrazione di Portogruaro perché sia una sicurezza in più durante questi festeggiamenti. Dobbiamo dire che in occasione, visto che sono anche parte del Club Serenissima, il signor Feltracco, che prima ha fatto la sua presentazione, ci ha dato la soddisfazione di essere il nostro ospite e portare la sua autovettura qua. Ce ne abbiamo sì altrettante che saranno presenti il 25 e il 26 qui a Portogruaro con uno stand adibito al turismo. Qui il presidente Azzariti ha coordinato un po' tutto e ci ha dato la possibilità di essere presenti anche in questa occasione. Per cui abbiamo un buon numero di lagunari che può benissimo tenere, che può aiuta questo, il comune di Portogruaro per la fiera di Sant'Andrea. Ecco, voi come lagunari fate anche servizio d'ordine e soprattutto avete una sede qui a Portogruaro. Se chi vuole, ex lagunari che magari non sanno, se vogliono, dove devono rivolgersi? Perfetto, la ringrazio anche perché se ci sono dei lagunari noi abbiamo una sede in zona stadio, per cui
chiunque può avvicinarsi. Diciamo che adesso attualmente ci sono 116 iscritti, per cui noi contiamo, abbiamo una sede fissa, per cui noi contiamo di aumentare il numero dei lagunari. Beh, complimenti. Faccio un chiarimento, che noi non siamo mai ex lagunari, ma bensì siamo sempre lagunari, e diamo l'opportunità di un incontro tutte le domeniche presso la nostra sede, per rivivere quelli che sono stati anche dei bei tempi passati assieme. Lagunari, alla notte! Ancora cronaca, andiamo a Sandona di Piave, una nuova ondata di furti, razzia anche in casa dall'ex rugbista Luciano Vazzoler. Ci sono state anche alcune delle medaglie conquistate nella sua carriera di giocatore della formazione sandonatese, di cui Vazzoler rappresenta certamente un pezzo di storia. Tra gli oggetti che sono stati portati via dai ladri e che gli hanno fatto visita proprio domenica pomeriggio, in quell'unica oretta in cui lo sportivo si era assentato da casa in compagnia della moglie. È successo tra le 16 e 17:15, quando non c'eravamo, ricordo con amarezza, l'ex seconda linea di peso del rugby eroico, che risiede in via Terza Armata, una parallela di via 13 Martiri, a poca distanza proprio dal centro della città. I ladri hanno atteso che la coppia uscisse e, favorite del buio, hanno scardinato la porta che dà sul retro della casa. Parliamo di calcio, sport, calcio femminile. A Portogruaro ancora una volta un grande successo per la squadra femminile, che riesce a conquistare altri 3 punti importanti contro l'Albignasego. Gabriele Zoia ha dato a vedere appunto come sempre l'evento e ha registrato gli highlight.
proposito di sport, adesso parliamo di una cittadella dello sport a San Donà. C'è un primo passo infatti per questa nuova cittadella sportiva. Il comune ha stanziato 19.000 euro per realizzare un master plan e dare forma quindi al complesso che comprenderà i palasport Barbazza e la pista esterna, i campi anche da rugby pacifici e torresani, il campo da tennis, le piscine e il centro sportivo d'avanzo che andrà adeguato in vista della dismissione dello stadio Zanutto. In questi decenni, ha spiegato il sindaco Andrea Cereser, la cittadella ha assolto il suo compito in maniera egregia, ossia di offrire dei luoghi dove praticare sport progettati ormai 40 anni fa. La cittadella è stata pensata come punto di riferimento per lo sport, ma in tutto questo tempo sono sopraggiunte nuove esigenze. Molte società sportive si sono ingrandite, altre sono state fondate ex novo e prima di prevedere degli interventi è opportuno, ha detto il sindaco, che ci sia una visione d'insieme con lo sviluppo di servizi comuni. Il prossimo passaggio quindi sarà la individuazione dello studio di professionisti tramite un bando, cui competerà avviare un dialogo con queste associazioni. E adesso Vinicio Scortegagna per un nuovo scatto dal territorio, c'è Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna, grazie a Fotoreporter. Noi ci fermiamo qui adesso con l'edizione del Veneto Orientale del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete seguirci anche attraverso YouTube e Facebook, grazie anche ai nostri telespettatori di internet che ci seguono un po' in tutto il mondo, evidentemente legati anche a questa terra, alla pagina Media 24. Ci ritroveremo con le altre news, buon proseguimento dei nostri programmi, a risentirci.